Ora si La risposta registrerà la conferenza. a questa domanda non è facile. Tuttavia, alcuni elementi vanno ricordati all'inizio perché effettivamente quando finisce la Seconda Guerra Mondiale la Germania si trova in condizioni terribili. Sono morti circa 8 milioni di persone nel corso della Seconda Guerra Mondiale, scatenata e voluta dal governo tedesco, da Adolf Hitler, che era il dittatore della Germania, lo sottolineo, e che peraltro era stato eletto in modo assolutamente costituzionale e nominato nel gennaio del 1933 cancelliere, solo dopo ha costruito, anche se in tempi molto rapidi, la sua dittatura. 7-8 milioni di caduti, l'economia tedesca disastrata, la gran parte delle città tedesche distrutte o semidistrutte, milioni di abitazioni completamente inutilizzabili perché crollate, distrutte dai bombardamenti anglo-americani, e con un afflusso che si stava facendo sul finire della guerra, sulla primavera del 1945, sempre più consistente di gente che fuggiva, di tedeschi che fuggivano da est verso ovest, inseguiti, cacciati nella loro fuga dall'Armata Rossa, cioè dall'esercito sovietico, e vittima di angherie e violenze non da poco anche da parte dei civili in Polonia, nella Repubblica Cecoslovacca, allora si chiamava così, che avevano subito negli anni precedenti una durissima occupazione tedesca e che cercavano di vendicarsi. Non solo, ma tra i vincitori, e in particolare tra i vincitori americani, quelli che noi di solito, almeno di quando io ero ragazzo, oggi forse le cose sono un po' cambiate, venivano considerati per antonomasia i buoni, pensavano che l'unico modo per risolvere il problema della Germania, che nel giro di 30 anni aveva provocato due guerre mondiali, la prima 1914-18 e poi la seconda 1939-45, fosse quello di ridurre la Germania a un paese agropastorale. E non era un pazzo qualsiasi che pensava queste cose, ma era il segretario al tesoro del governo Roosevelt, Henry Morgenthau, tra l'altro un ebreo, il quale ipotizzava, ma non era il solo, che nel 1945, che l'unico modo per risolvere la questione, per far sì che in un futuro la Germania non fosse più motivo di guerra, motivo di crisi, motivo di instabilità per il continente europeo e su scala mondiale, fosse quello di ridurla allo stato pre-industriale. E questa situazione e questi intendimenti erano in parte condivisi anche dall'Unione Sovietica. Non dimentichiamo che a vincere la Seconda Guerra Mondiale sul terreno dell'Europa e soprattutto a conquistare Berlino, a sconfiggere Hitler costringendolo al suicidio alla fine di aprile del 1945, non erano state le armate anglo-americane, ma era stata l'Armata Rossa. Quindi c'era questa visione assolutamente negativa, secondo la quale i tedeschi come popolo erano talmente deformati da quello che veniva chiamato il militarismo, l'autoritarismo, il senso di sottoporsi supinamente e passivamente al comando di un dittatore, qualunque esso fosse, l'imperatore Guglielmo II nel caso della Prima Guerra Mondiale, Hitler nel caso della Seconda Guerra Mondiale, che ormai non si poteva fare nulla. La Germania non era in qualche modo più, come dire, emendabile, correggibile. Cosa cambia? E cosa cambia in maniera molto, molto rapida? Perché questo cambiamento radicale dall'idea che il popolo tedesco dovesse essere punito collettivamente e singolarmente, che viene enunciata dalle cancellerie, dai gruppi dirigenti politici e militari dei vincitori tra il 1945 e il 1946. Questa situazione cambia nel giro di pochi mesi, già un anno dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, si incomincia a ragionare, a parlare, a fare un ragionamento diverso. Perché? Qual è il motivo? Il motivo è essenzialmente un motivo di politica internazionale. Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Sovietica, Stati
se vogliamo, la Francia e alleati minori, avevano combattuto insieme contro la Germania di Hitler e almeno in parte contro il Giappone e l'Italia. Ma alla fine della Seconda Guerra Mondiale interviene una situazione completamente nuova e questa situazione nuova è quella che noi chiamiamo nel termine generale, ma anche abbastanza chiaro, di guerra fredda. L'alleanza, soprattutto tra i due più grandi vincitori, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, incomincia ad incrinarsi. Incomincia dall'una e dall'altra parte a serpeggiare l'idea che sì, questa alleanza non possa assolutamente durare. La differenza ideologica tra gli Stati Uniti, patria del capitalismo liberale e della democrazia, e l'Unione Sovietica, comunista, socialista, dittatoriale, è una distanza troppo grossa da poter consentire di portare avanti l'alleanza anche a guerra finita. E si inizia quindi sempre più chiaramente a evidenziare un contrasto tra gli alleati occidentali, Stati Uniti in testa, e l'Unione Sovietica dall'altra. La Germania è in mezzo. Possiamo passare alla seconda slide? Grazie. La Germania è in mezzo e la Germania è in mezzo tra questi che iniziano tra 46, 47, 48 a delinearsi come due blocchi. Il blocco comunista sotto l'egemonia sovietica e il blocco occidentale sotto l'egemonia statunitense. La Germania sta in mezzo. La soluzione iniziale era stata quella, la vediamo dalla cartina, di dividere la Germania in quattro zone. Anzi, originariamente era stata divisa in due, la zona britannica e quella statunitense a ovest e poi a est di quella linea in grassetto, la zona sovietica. Poi in un secondo tempo era stata ricavata una più piccola zona attribuita all'amministrazione francese, che vedete nella parte sud-occidentale della cartina, e quindi il progetto era quello di governare insieme queste quattro zone, trovando una politica comune. Fin dall'inizio si capisce immediatamente che questa politica comune non c'è, anzi c'è una politica contrapposta, e quindi non è possibile governare insieme allo stesso modo e le quattro zone che sono state ritagliate e che sono occupate militarmente dai britannici, dagli americani, dai francesi da una parte e dall'Unione Sovietica dall'altra. E poi c'è Berlino. Voi vedete Berlino al centro di quel campo arancione, direi, che è la zona sovietica. Il campo arancione e il campo azzurro sono i territori occupati dall'Unione Sovietica. I vincitori decidono che anche Berlino sarà divisa in quattro zone e quindi sarà, come dire, governata assieme, avrebbe dovuto essere governata assieme, dai quattro vincitori e quando questo assieme incomincia a venir meno, il problema di Berlino diventa assolutamente cruciale. Come vedete, Berlino è completamente circondata da tutte le parti dalla zona d'occupazione sovietica. I collegamenti che Berlino che le tre zone inglese, francese e americana di Berlino Ovest hanno con le rispettive zone, non li vediamo segnati su questa cartina, sono tre linee stradali, l'autostrada per Amburgo, l'autostrada per Hannover e l'autostrada per Norimberga, e tre linee ferroviarie che corrono più o meno parallele a queste autostrade. Questi sono gli esili collegamenti tra le zone occidentali della ex capitale tedesca e il restante delle zone occupate dai vincitori, dagli alleati. Allora, la Germania diventa tra 1946 e 1948-49 il luogo, il terreno, il punto di scontro, o uno dei, sul territorio europeo, sicuramente il più importante punto di attrito e di scontro tra quelli che iniziano a delinearsi come i due blocchi dominati dalle due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, da una parte e dall'altra.
due superpotenze, una delle quali in questo momento, gli Stati Uniti, ha la bomba atomica e l'altra, l'Unione Sovietica, ancora non ce l'ha, ma nel 1949 l'Unione Sovietica mostrerà al mondo di essere in grado di produrre, di avere la bomba atomica e quindi si porrà in qualche modo allo stesso livello della superpotenza americana. Quindi non si può più punire il popolo tedesco, non si può più pensare a piani, progetti utopistici per quanto si voglia, di far ritornare la Germania al livello agro-pastorale come aveva pensato Morgenthau. Ma le due Germanie, le quattro zone che pian piano incominciano a essere nettamente divise da quella linea in grassetto, che non a caso è in grassetto, perché le quattro zone a un certo punto diventano due pezzi, due mezze Germanie, una occidentale e l'altra orientale, inizia a delinearsi la necessità per gli uni e per gli altri, per un blocco e per l'altro blocco, di rafforzare questa Germania, la propria parte di Germania, di dare alla propria parte di Germania una economia, delle istituzioni, delle strutture che funzionino, perché solo in questo modo la Germania, la propria parte di Germania, quella occidentale e quella orientale, potrà fungere da baluardo del proprio blocco. Quindi la guerra fredda ha il suo cuore nella Germania sconfitta e questo modifica radicalmente la situazione. Gli Stati Uniti in particolare, che sono la potenza economica dominante dopo il 1945, intervengono con un piano chiamato Piano Marshall dal nome del ministro degli esteri, del segretario di Stato americano che lo presenta nel 1947, ufficialmente nel giugno del 1947, che è il più grande piano di aiuti fino a quel momento nella storia mondiale, che uno Stato, una potenza, in questo caso gli Stati Uniti, conferiscono agli Stati sconfitti europei, sconfitti e vincitori della Seconda Guerra Mondiale, tra cui l'Italia e tra cui la parte occidentale della Germania. In un primo tempo gli Stati Uniti avevano proposto anche ai paesi europei che erano rimasti a est, quindi che erano entrati nel dopoguerra nel cono di egemonia e anche di occupazione militare dell'Unione Sovietica, come la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria. Avevano proposto anche a questi paesi di entrare a far parte del piano, che attribuiva ingentissimi aiuti, soprattutto sotto forma di merci, non sotto forma di denaro. Proviamo a pensare al PNRR, di cui tanto si sta discutendo adesso in Italia e in Europa, e la cui attuazione, come sappiamo, è così problematica, a quanto pare in Italia. L'Italia, che è il paese che ha ricevuto la più grossa, la più ingente parte del PNRR. Il PNRR è un piano di aiuti finanziari, denaro. Invece il piano Marshall era un piano soprattutto, anche denaro, ma soprattutto sotto forma di merci, di beni. Perché? Professor Forni, mi Prego. sente? Sì? Forse non riusciamo più a vedere la sua immagine sullo schermo. Eccomi. Può, forse, ecco, adesso è ricomparso. Mi Benissimo, scuso, grazie. non avevo toccato niente, ma chissà. Adesso è ricomparso. Benissimo, può Chiedo continuare, scusa, no, grazie. certo, sentire parlare un pezzo nero non è particolarmente divertente, anche se il mio volto forse non è molto televisivo. Anyway, in ogni caso, allora, il piano Marshall, perché beni e merci come aiuto? Perché l'economia americana durante la guerra è talmente cresciuta per fare fronte alle necessità delle forze armate americane, che è entrata in una fase di sovrapproduzione. Di sovrapproduzione, cioè gli Stati Uniti producono molti più beni e molte più merci di quanti non ne possa assorbire il mercato interno. L'unico modo per scaricare questi beni e queste merci in eccedenza e quindi per dare all'economia americana lo slancio di continuare a produrre beni e merci è quello di
regalare in enorme quantità beni e merci ai paesi europei e in primo luogo alla Germania, che dopo la Gran Bretagna, grande alleato storico degli Stati Uniti, la relazione speciale tra Stati Uniti e Gran Bretagna che c'è dalla storia, almeno dalla metà dell'Ottocento in poi, dopo la Gran Bretagna, la Germania è il secondo principale fruitore del piano Marshall. Ricordo che il terzo fruitore del piano Marshall è l'Italia, che riceve, come la Germania occidentale, aiuti ingentissimi, per esempio in grano, perché non c'è cibo. Nel momento in cui è finita la guerra, gli occupatori, in particolare gli americani, calcolano che ci sia una razione, una disponibilità di cibo pro capite per ciascuna persona nella parte occidentale della Germania di poco più di 1300 calorie al giorno. Il che significa, grosso modo, un paio di merendine. Questa era, al momento in cui finiva la guerra, la disponibilità alimentare stimata dai vincitori della popolazione civile tedesca. Quindi grano, quindi trattori, quindi acciaio, quindi carbone, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti i beni che l'economia americana produceva in sovrappiù, perché ormai la guerra era finita e le forze armate americane non avevano più bisogno di tanti beni e merci e materie prime di come ne aveva avuto bisogno fino a quel momento, e quindi occorreva trovare il modo, e viene trovato con grande intelligenza da Marshall, per scaricare il surplus prodotto dall'economia americana e rafforzare il ruolo dell'economia americana come la prima economia mondiale. Possiamo passare alla successiva slide? I due stati nascono nel 1949. Il primo a nascere ufficialmente è la Repubblica Federale, che viene istituita, che viene fondata ufficialmente nel maggio del 1949. Qualche mese dopo, a rispondere alla mossa compiuta dagli occidentali sotto l'egida, sotto la protezione americana, il secondo naturalmente è la Repubblica, cosiddetta la Repubblica Democratica Tedesca, che viene fondata qualche mese dopo, nell'ottobre dello stesso anno, del 1949. Prima cruciale svolta per la Germania occidentale, quella che noi chiamavamo una volta la Germania federale, la Bundesrepublik, la chiave di svolta della sua nascita e anche della sua crescita straordinaria, è una riforma monetaria, che viene attuata nel giugno dell'anno prima, giugno 1948, riforma monetaria, maggio 1949, fondazione della Repubblica Federale. Questo è un nesso molto stretto e dobbiamo tenerlo presente, perché questo nesso tra politica ed economia segnerà, in senso largamente positivo, la vicenda della Repubblica Federale fino al 1990, e anche dopo la riunificazione del 1990. E questo è il segno che ancora oggi caratterizza la Repubblica Federale, la Germania oggi unificata, il nesso, il collegamento tra politica ed economia. La riforma monetaria, che non fa l'Italia dopo il 1945, perché il governo italiano De Gasperi, che in quel momento governava per un breve momento con i socialisti e i comunisti, ma che dal 1946 in poi governa sostanzialmente alla guida della Democrazia Cristiana come partito egemonico nella politica italiana, non ha il coraggio di fare quella riforma monetaria che invece fanno i tedeschi su suggerimento degli esperti americani. Quindi ricordiamo che ancora nel 1948, come dire, la bacchetta in mano ce l'hanno gli esperti americani che introducono, che convincono le autorità occidentali ad introdurre questa riforma monetaria, che azzera il marco preesistente che era completamente svalutato, che non valeva più nulla, e fonda, istituisce un nuovo marco, la Deutsche Mark, D-Mark, che da quel momento sarà, e lo è stata fino alla istituzione dell'euro nel 2000,
sarà, come dire, il simbolo della stabilità e della tenuta economica e politica della Repubblica Federale. Un caso particolare in questa introduzione della riforma monetaria è quello di Berlino. Torniamo un attimo a Berlino. Berlino è un'isoletta in mezzo al territorio sovietico, di occupazione sovietica, che è governato dai comunisti tedeschi sotto il controllo, naturalmente, delle autorità di Mosca, che ha questi esili collegamenti viari e ferroviari con le zone occidentali. La Berlino del 1948 non è la Berlino del muro. Benché ci siano le quattro zone che sono delimitate e ci siano anche dei passaggi controllati, le parti occidentali e quella orientale di Berlino sono permeabili l'una con l'altra. La gente si sposta, la gente va a trovare gli amici, va al cinema, va a teatro, a far spese. E il giorno dopo l'istituzione della riforma monetaria, quel miracolo, che non è solo il Wirtschaftswunder, il miracolo economico che è scritto nella slide, ma questo miracolo monetario, fa sì che nei negozi che fino a quel momento a ovest c'erano poche merci miserelle, improvvisamente compaiono un mucchio di merci disponibili, di qualità, di prezzo, di caratteristiche diverse, che invece a Oriente, nella parte orientale di Berlino, non sono disponibili perché nella parte orientale di Berlino governa il sistema di tipo socialista comunista. Ma gli abitanti di Berlino Est vedono quello che succede a Ovest, attraversano la strada, vanno davanti alle vetrine dove non possono entrare a comprare perché loro non hanno il D-Mark e vedono nelle vetrine ogni ben di Dio. Poi si girano e vanno a vedere le loro vetrine dalla loro parte della zona comunista, sovietica, e vedono quelle quattro scatolette, quelle quattro carabattole che sono disponibili per l'acquisto. C'è questa evidente, del tutto evidente disparità tra le due economie, tra le due società. L'economia occidentale sempre più rapidamente va verso un'economia di benessere, di consumo, l'economia della parte orientale, e invece galleggia, diciamo, in una situazione abbastanza di penuria. La risposta delle autorità sovietiche a questa riforma monetaria, siamo nel giugno del 1948, è quella di bloccare le vie di comunicazione tra le parti occidentali di Berlino e le zone occidentali, con l'intento sostanzialmente di affamare il 1,5 milione di berlinesi che vivevano nelle parti occidentali, più o meno, costringere gli alleati anglo-franco-americani ad andarsene da Berlino e lasciare così la capitale in mano, diciamo, ai comunisti. Non solo, ma si sarebbe così eliminato questo, lasciatemi dire, pugno in un occhio che era rappresentato da questo improvviso benessere che consentiva agli occidentali di vivere bene, di star bene, di consumare, e che rappresentava un motivo di invidia, un motivo di frustrazione per i loro concittadini nella Berlino divisa in quattro zone a Oriente. Sappiamo che gli americani riescono a superare il problema del blocco di Berlino attraverso un corridoio aereo poderoso. Migliaia e migliaia di voli che ogni giorno, giorno e notte, 24 ore al giorno, volano da ovest a est, da est a ovest, carichi di beni necessari per far vivere 1,5 milioni di berlinesi occidentali. Cuore di questo ponte è il vecchio aeroporto, allora l'unico aeroporto di Berlino, di Tempelhof, che invito le studentesse e gli studenti che andranno in gita ad andare a visitare perché è uno splendido esempio dell'architettura degli anni 30, dell'architettura nazista degli anni 30, rimasto praticamente intatto da allora. Dopo un anno, Stalin, che governa l'Unione Sovietica, il dittatore, è costretto a cedere, non ha avuto il coraggio di lanciare i caccia sovietici ad abbattere gli aerei da trasporto americani, perché temeva,
siamo ancora in un momento in cui l'Unione Sovietica non ha la bomba nucleare, la bomba atomica, si temeva che gli Stati Uniti avrebbero reagito con la loro superiorità militare. Quindi questo braccio di ferro si conclude dopo quasi 11 mesi con la vittoria assoluta degli alleati. Berlino, si riaprono i contatti, i canali di collegamento tra Berlino Ovest e il resto della Germania occidentale. L'Unione Sovietica deve subire una cocente sconfitta politica. Rimane aperto però il problema. Berlino continua a essere quattro zone permeabili e questo problema sarà risolto soltanto 13 anni dopo, 12 anni dopo, quando nell'agosto del 1961 il governo di Berlino Est, anche in questo caso consigliato o invitato a farlo da Mosca, costruirà il muro. Quindi non è esistito sempre il muro di Berlino. Il muro di Berlino esiste dall'agosto del 61, ma fino al 61 queste due parti di Berlino in qualche modo interagiscono. Non è un caso che in questo periodo Berlino sia uno dei cuori del spionaggio internazionale, no? Un covo di spie, agenti segreti, doppi e tripli giochi su cui ci sono film e romanzi in grande quantità, perché lì i due blocchi come dire, si contrappongono, ma ancora fino all'agosto del 1961 è una contrapposizione ancora permeabile. Naturalmente, tornando adesso ad ovest, chiedo scusa per lo starnuto, tornando ad ovest, questo benessere che abbiamo visto, come dire, presentarsi nelle vetrine di Berlino nella primavera del 1948, diventa da quel momento in poi una situazione strutturale per la Germania occidentale. La Germania occidentale, l'economia della Germania occidentale inizia a svilupparsi fortemente, torna a svilupparsi così come si era sviluppata fino al 1914-15 e poi in qualche modo anche negli anni della Repubblica di Weimar, essendo comunque sempre la seconda, terza economia mondiale dietro Stati Uniti e Gran Bretagna. A questo punto l'economia tedesca torna di nuovo a fiorire. Qui vediamo in questa immagine abbastanza significativa un parco, un parcheggio pieno zeppo di Maggiolini e della Volkswagen, no? Che naturalmente diventa uno dei simboli del miracolo economico tedesco. Vi ricordo che in quegli stessi anni abbiamo il miracolo economico anche in Italia, il boom. Da noi viene chiamato boom più che miracolo economico, e il simbolo del miracolo economico italiano è forse più la Vespa che il Maggiolino della Volkswagen. E questa non piccola disparità, da una parte un'autovettura e dall'altra parte una motocicletta, come dire, ci mostra che anche se l'economia italiana dal 40, da 8, 49, 50 si sviluppa in maniera straordinaria con dei tassi di crescita che noi oggi ci sogneremmo e ci sogniamo, tuttavia continua a restare un gap abbastanza forte tra il miracolo economico tedesco, il benessere, la crescita economica tedesca e quella italiana. Una delle caratteristiche di questa, della prima, dell'economia, del miracolo economico tedesco, è la straordinaria capacità della Germania di diventare esportatrice e in particolare esportatrice di tecnologie. Autovetture, elettrodomestici, tutto quello che ha a che fare con la modernità delle società occidentali, delle società del mondo occidentale del secondo dopoguerra, in qualche modo ha nella Germania e anche nei più lontani Stati Uniti il suo punto cruciale. Possiamo andare alla slide successiva? L'immagine, vedete, è abbastanza netta, è abbastanza chiara, la contrapposizione è abbastanza chiara. Questa è una strada di Dresda, che era la terza città della Repubblica Democratica, della DDR, negli stessi anni 50, primi anni 60. Qualche motocicletta, qualche bicicletta, i tram. Se prendessimo in esame un'iconografia comparativa molto più ampia, molto più ricca di questa, io ho preso soltanto una immagine alla volta, così un po' emblematica, ci accorgeremmo che
tra l'economia tedesca occidentale e quella orientale, la differenza è enorme. Certo, anche nella Repubblica Democratica Tedesca c'è un certo benessere, c'è una situazione di stabilità, relativa stabilità economica, c'è una situazione di relativa equità sociale. Le diseguaglianze che caratterizzano l'economia capitalistica noi non le troviamo nell'economia della Repubblica Democratica, che è un'economia di tipo socialista, quindi controllata dallo Stato, pianificata. Lo Stato decide esattamente cosa deve essere prodotto, in quali quantità, a che prezzo deve essere venduto. Quindi, da un lato, la società dei consumi, se vogliamo anche dei consumi superflui, la nostra, quella occidentale. Dall'altro, una società molto più parca, una società molto più modesta nei suoi consumi, ma in qualche modo con una sua stabilità. E poi non dimentichiamo che la Repubblica Democratica Tedesca può giocare una carta propagandistica, una carta ideologica. Può dichiararsi il primo stato dei lavoratori e dei contadini nella storia tedesca. Certo, la Repubblica Federale non lo può fare. La Repubblica Federale è, come tutti gli stati capitalistici occidentali, egemonizzata dai grandi interessi, le banche, i grandi monopoli, della chimica, dell'industria elettrica, della siderurgia, i grandi produttori. Di beni di consumo di massa e poi con il passare dei decenni l'egemonia dei mezzi di comunicazione di massa, la radio, la televisione, eccetera, eccetera. Oggi internet, i social. E però certamente la democrazia tedesca, come dire, è una democrazia in cui apparentemente il paese è insomma. Sotto il controllo o le politiche della Germania sono largamente influenzate dai grandi interessi economici. Questo non avviene, non può avvenire nella Repubblica Democratica che dice, nella sua propaganda ufficiale, noi siamo lo Stato che è governato in prima persona dagli operai e dai contadini. E questo, soprattutto in una prima fase, fino al 1953, è un motivo anche di attrazione. Ci sono non pochi intellettuali, per dirne uno, Bertolt Brecht, uno dei più grandi drammaturghi del XX secolo, comunista fin dagli anni 20, che abbandona, vive negli Stati Uniti in esilio durante la Seconda Guerra Mondiale, e dagli Stati Uniti ritorna in Germania, ma non si ferma nella Germania occidentale, va a Berlino Est, dove fonda una sua compagnia, un suo teatro, il Berliner Ensemble, che ancora oggi esiste, un teatro molto importante, perché Brecht, come altri intellettuali tedeschi, crede che in quella Repubblica, in quella DDR, si stia in qualche modo cercando di realizzare uno Stato di tipo socialista, di tipo egualitario. Certo, il 1953 dà un brutto colpo a queste speranze, perché a un certo punto, un po' in tutto il blocco comunista, ma uno degli epicentri è la Germania. A DDR, a un certo punto la classe operaia, pezzi della classe operaia protestano. Com'è possibile che la classe operaia protesti quando quello Stato si dichiara lo Stato degli operai? C'è qualcosa che non funziona. Certo, perché la DDR non era lo Stato degli operai, era lo Stato del Partito Comunista, che in realtà lì si chiamava Partito Unitario Socialista, ma che sostanzialmente era un partito comunista un po' camuffato nel nome. Gli operai protestano, come 3 anni dopo, nel 1956, protesteranno gli operai e i cittadini di Budapest e dell'Ungheria. Ci sono queste rivolte, questi scoppi di rivolte, di insurrezioni nell'est che mostrano la difficoltà per il sistema comunista di tenere insieme le ideologie e la realtà. La propaganda e la realtà. Possiamo passare alla slide successiva? Grazie. Spero che sia tutto chiaro fin qui. Non... Mi auguro che di essere abbastanza chiaro. Ci avviamo a un ulteriore passaggio che è molto, naturalmente molto, molto noto: la costruzione del muro. Qui abbiamo questa famosissima fotografia del miliziano, del FOPO, del Volkspolizist,
del poliziotto del popolo, perché nella DDR tutto era del popolo, quindi il poliziotto del popolo che salta il reticolato, molla il suo mitra e si rifugia a ovest. Il muro è stato costruito, voluto sia da Mosca che anche dalla classe dirigente di Berlino Est per una serie di motivi. Uno di questi era proprio quello che abbiamo ricordato fino ai minuti precedenti, questo divario evidente di brillantezza, di benessere, di consumismo, di ben vivere tra ovest e est, che era un divario che si vedeva molto bene a Berlino e che faceva sì che, poiché Berlino è lo stesso confine terrestre tra DDR e Repubblica Federale, erano ancora un po' permeabili fino all'estate del 1961, che ogni anno centinaia di migliaia di persone da est si recavano a ovest e lì restavano, cercavano, naturalmente erano persone che parlavano la stessa lingua, avevano la stessa cultura, molti di loro avevano parenti, amici, conoscenti che stavano a ovest per i motivi più diversi, loro erano a est. Da est si spostano a ovest, è un'emorragia soprattutto di tecnici, di qualificati, di quadri, di studenti universitari, di laureati, di diplomati, che l'economia della DDR, che sta faticosamente arrancando per cercare di stare all'altezza, diciamo così, della sua rivale occidentale, non può sopportare alla lunga. Ogni anno emigrano regolarmente, legalmente, alcune centinaia di migliaia di persone che vanno da est a ovest, depauperando. Noi parliamo di fuga dei cervelli, no? In Italia da molti anni e ne siamo molto preoccupati. Ecco, quella è una fuga dei cervelli all'ennesima potenza, tra l'altro, come dire, aggravata dal fatto che questi cervelli fuggono appena più in là. Nel caso di Berlino, saltano, attraversano la strada e vanno a stare a Berlino Ovest, chiedono la cittadinanza della Repubblica Federale, naturalmente la ricevono automaticamente e si costruiscono, cercano di costruirsi una propria vita a Occidente, abbandonando quella a Oriente. E naturalmente l'altro problema per la costruzione che riguarda i motivi della scelta della costruzione del muro è legato al prestigio del blocco comunista. Il blocco comunista non può, come dire, accettare che ci sia questa situazione, che il blocco occidentale appaia agli occhi di tanta gente come così migliore rispetto al proprio stato, alla propria visione del mondo, rispetto alla propria ideologia, quella comunista, e quindi viene costruito questo muro che, come vedete, in un primissimo tempo è un reticolato che si fa presto a saltare e solo nel corso degli anni verrà costruito sempre più massicciamente, sempre più, come dire, in modo sempre più articolato e complesso questo blocco, questo muro divisorio tra le due parti della Germania, che però non sarà mai, non dimentichiamocelo quando riflettiamo poi sull'89, sulla dinamica della riunificazione, questo blocco non sarà mai assoluto, perché la radio occidentale si sente a ovest come a est, perché le televisioni occidentali, che ormai sono diventate lo strumento di comunicazione e anche di influenzamento dell'opinione pubblica più importante, e lo sappiamo anche noi perché lo stesso processo è avvenuto anche in Italia, le televisioni occidentali si vedono benissimo anche a est. E se non si vedono bene, i cittadini della Repubblica Democratica che vogliono sentire la televisione occidentale, che vogliono guardare i programmi della televisione occidentale, che vogliono sentire i telegiornali della te televisione occidentale, iniziano a costruire antenne sempre più ardite, sempre più alte per captare i segnali che vengono da Occidente. Questo a Berlino naturalmente non è assolutamente un problema perché a poche centinaia di metri di distanza in linea d'aria ci sono le onde radio e le onde televisive che ti portano tranquillamente, senza nessun problema, le comunicazioni dall'Occidente. E queste comunicazioni non si possono fermare, non si possono fermare in alcun modo. Sono le idee, sono le visioni del mondo, sono anche i sogni, sono anche le illusioni. Vabbè, voi siete tutti studenti molto giovani, provate a chiedere magari ai vostri genitori o ai vostri insegnanti qual era l'idea
che avevano negli anni 90, quando iniziarono a fuggire in massa verso l'Italia, gli albanesi, che vedevano le televisioni italiane, in particolare le televisioni private tipo Mediaset. Pensavano che l'Italia fosse un paese in cui tutti quanti, se indovinavano, se vincevano il gioco televisivo, si facevano una casa, che ci fossero perennemente bellissime donne, bellissimi uomini che ballavano, che cantavano, che mostravano tutta la loro felicità, cosa che, come noi sappiamo molto bene, è televisiva, è spettacolo, ma ha ben poco che co corrisponda con la realtà. Possiamo passare alla prossima slide? Queste sono le due figure in qualche modo simboliche, le più importanti, le più significative della storia della Repubblica Federale, fino almeno alla fine degli anni 70. Sono Konrad Adenauer, sulla vostra sinistra, e Willy Brandt sulla vostra destra. Willy Brandt è molto ben riconoscibile in un'immagine iconica, che è passata alla storia, quando in occasione di una visita nel 1971, se non ricordo male, a Varsavia, di una visita ufficiale, il cancelliere socialdemocratico, il primo figlio del popolo a diventare cancelliere in Germania dopo Hitler, che era stato anche lui un figlio del popolo, Willy Brandt, si inginocchia davanti all'altare scusate, al monumento che ricorda i caduti, uccisi, gli ebrei uccisi nella rivolta del ghetto di Varsavia del 1942-43, nelle rivolte del ghetto di Varsavia del 1942-43, andando in qualche modo a rendere omaggio con questo suo inginocchiarsi e a chiedere scusa in maniera implicita, ma anche abbastanza esplicita, per i crimini terribili che i tedeschi avevano compiuto pochi anni prima, 30 anni prima, o che erano stati compiuti in nome del popolo tedesco. Willy Brandt, peraltro, che era fuggito dalla Germania prima che scoppiasse la guerra e che si era arruolato in Norvegia nella resistenza antitedesca. Questo fece sì che, quando divenne cancelliere, e anche negli anni successivi, non pochi suoi avversari politici, o sui giornali o in Parlamento, lo accusavano di essere un rinnegato che aveva tradito la Germania perché si era battuto contro i soldati della Wehrmacht in Norvegia. Se torniamo un attimo invece a Konrad Adenauer, visto che state facendo lo zoom, Willy Brandt è un esponente socialdemocratico, non l'ho detto, ma era in qualche modo abbastanza ovvio parlando di figlio del popolo. Konrad Adenauer invece è in qualche modo uno dei rappresentanti, ecco, grazie, è uno dei rappresentanti tipici di quella classe dirigente nella Germania occidentale post 1945, che proviene dalla Repubblica di Weimar. Adenauer era un cattolico e era stato un esponente importante del Partito Cattolico negli anni 20, primi anni 30. Il Partito Cattolico si chiamava Centro, Zentrum, era stato sindaco di Colonia, una delle più importanti città della Germania. Quando i nazisti erano andati al potere, le avevano tolto la nomina a sindaco. E Adenauer è una figura che per certi versi è molto, diciamo, comparabile con quella di De Gasperi. È la figura, anche lui cattolico naturalmente, democristiano, è la figura portante della ricostruzione politica della Germania federale dopo il 1945. Adenauer sarà cancelliere dal 1949, il primo cancelliere, fino al 1963, per ben 14 anni, e segnerà con questo suo lungo periodo di dominio, di egemonia politica, segnerà la primissima fase della Germania, tanto che si parla di una Repubblica federale dell'epoca di Adenauer in maniera proprio molto chiara e molto evidente. Una delle caratteristiche fondamentali che fin dall'inizio la vita politica, le istituzioni della Repubblica federale hanno è quella di essere caratterizzate da pochi grandi partiti. Anche perché la Costituzione, o meglio, la legge fondamentale, perché si chiama così, quella del 1949, il Grundgesetz del 1949, aveva previsto fin dall'inizio dei meccanismi, tra cui un blocco al 5% per entrare nel Bundestag, per essere, per un partito, per essere, avere dei propri rappresentanti nel Bundestag, nel Parlamento,
che fece sì che fin dall'inizio i partiti, sostanzialmente i partiti presenti in Parlamento siano stati tre, o meglio, diciamo quattro. Il Partito Socialdemocratico a sinistra, i due partiti del centro, il Partito Cattolico Bavarese, CSU, e il partito di cui faceva ad Adena parte Adenauer, che era la CDU di cui ha fatto poi parte Angela Merkel, cioè il partito interconfessionale dei cattolici e dei protestanti. E un terzo partito che esiste ancora oggi e che è sempre stato presente quasi sempre in Parlamento, con una brevissima eccezione, che è il Partito Liberale. Soltanto nel 1983 questa struttura, come dire, fortemente stabile di una presenza di tre partiti che o sono al governo o sono all'opposizione, oppure in una situazione eccezionale, 1966-1969, danno vita ad una cosiddetta grande coalizione per fare fronte in quel caso ad una crisi economica, una congiuntura economica negativa, è un fatto caratteristico, significativo della vita politica tedesca. Proviamo a pensare che è caratterizzata quindi da pochissimi governi che si susseguono e che durano anni ciascuno, da pochissime crisi di governo, laddove negli stessi decenni post bellici l'Italia, pur controllata da un punto di vista elettorale dalla Democrazia Cristiana, è caratterizzata, come sanno le persone un po' più anziane presenti fra di voi, era caratterizzata da una fortissima instabilità, benché a governare fossero sempre i democristiani, spesso le stesse persone, con i governi che duravano 6 mesi, un anno, mentre in Germania c'è questa stabilità che ancora oggi contraddistingue la vita politica tedesca, adesso che la Germania è unificata, rispetto alla vita politica dell'Italia. Possiamo passare a un'altra slide? Ci stiamo avviando. Mi sto avviando verso la conclusione e qui noi vediamo una fotografia importante. Siamo in Francia a Rambouillet nel 1979 e ci sono in primo piano 6 persone. Da sinistra, forse qualcuno di voi li conosce, Aldo Moro, che pochi anni dopo sarebbe stato ucciso dalle Brigate Rosse. Al suo fianco il successore di Brandt, Helmut Schmidt. Al centro il presidente americano Gerald Ford, al suo fianco altissimo e magrissimo il presidente francese Giscard d'Estaing, poi il primo ministro britannico, che in questo momento giuro mi sfugge il suo nome, e il primo ministro giapponese, di cui il nome mi sfugge in questo momento. È il famoso G6, sono i sei grandi. Io ho intitolato questa I sei grandi dell'economia. Io ho intitolato questa slide, potenza economica nano, fra virgolette, politico. L'abbiamo accennato anche prima, a lungo, al fatto detto che la Germania federale ha acquisito una potenza economica fortissima, una crescita, uno sviluppo economico fortissimo dagli anni 50-60 in poi, mantenendo sostanzialmente inalterato, pur con qualche oscillazione di tipo congiunturale, il proprio trend. Il trend positivo della propria economia. Quindi una potenza economica, senza alcun dubbio, fra questi sei, seconda soltanto agli Stati Uniti. Di questi sei, la potenza economica più piccola era senza dubbio l'Italia, rappresentata da Aldo Moro. Ma allo stesso tempo, invece, sul piano politico, soprattutto sul piano della politica estera, la Germania federale, per tutto questo lungo periodo che va dagli anni 40-50 agli anni 80, sostanzialmente è rimasta un nano politico, cioè non è stata in grado di articolare, pur essendo stato importante in seno alla Unione Europea, quella allora non si chiamava Unione Europea, ma insomma in seno all'Europa Unita, senza dubbio, colonna portante insieme alla Francia dell'Europa Unita, tuttavia, soprattutto in politica estera, c'è questo divario, almeno di percezione e anche di autopercezione
della classe politica tedesca occidentale di essere una potenza economica, ma allo stesso tempo di non essere, forse neppure di voler essere, una potenza politica su scala internazionale. Qui probabilmente ha giocato per lungo tempo la preoccupazione interna alla Germania, ma anche un po' le diffidenze e le preoccupazioni che serpeggiavano tra i paesi che le erano alleati, qui in questo caso gli altri del G6, che questa economia tedesca a un certo punto, come era accaduto in occasione delle due guerre mondiali, così si sostenevano, così era interpretato da molti allora, in qualche modo diciamo, riversasse la sua forza, la sua capacità tecnologica, la sua modernità, la sua efficienza dall'economia alla politica e in particolare alla politica del riarmo, degli armamenti. Se voi andate indietro nel tempo, chi di voi è in grado di farlo, non credo che si sia mai sentito parlare delle forze armate tedesche fino a queste ultimissime vicende, quando si è parlato di questi carri armati Leopard, bellissimi, modernissimi, che la Germania produce da svariati anni e che vende fra l'altro anche all'Italia, prodotto tecnologicamente di avanguardia. Perché? Perché sì, le forze armate tedesche erano moderne, erano efficienti, ma questo aspetto era tenuto volutamente in qualche modo in sordina, anche per non suscitare, come poi vedremo nell'ultimissima parte a cui ci avviciniamo del mio intervento, per non suscitare preoccupazioni e diffidenze da parte dei vicini. Possiamo andare alla slide successiva? Qui farò soltanto un cenno. Certo, anche la Repubblica Democratica tedesca corre, insomma, in qualche modo partecipa a questa corsa. È una corsa che si gioca su due gironi diversi. La Germania, la Repubblica Federale, gioca la Champions, la Repubblica Democratica Tedesca gioca un altro torneo internazionale, per dirla così. Forse la Conference, non so. Qualche cosa di assai meno prestigioso e di assai meno importante. Perché l'economia, le economie socialiste del blocco sovietico erano tutte accomunate da delle caratteristiche peculiari che facevano sì che la loro capacità di sviluppo, la loro capacità di crescita fosse fortemente limitata. Non c'era il mercato. Il prezzo era fatto a caso, era fatto semplicemente sulla base di valutazioni di tipo politico, non sulla base del gioco tra domanda e offerta, tra costo dei fattori, eccetera, eccetera. Quindi perché oggi nessuno può imporre il prezzo del petrolio? Perché nessuno può imporre il prezzo del gas? Anche se sarebbe magari bello, utile poterlo fare, perché siamo in un'economia di tipo capitalistico. Nelle economie di tipo socialista il prezzo del gas, il prezzo del petrolio, il prezzo del pane, il prezzo di qualsiasi cosa era fissato semplicemente dalla burocrazia statale che controllava il piano economico, l'economia nel suo insieme. Quindi anche la Repubblica Democratica in qualche modo fa una corsa ed è la potenza economica per certi versi, sulla base di certi parametri, di certe statistiche che poi hanno il tempo che trovano, è la più importante delle economie di tipo socialista in Europa. Andiamo alla slide successiva. Molto più efficace sembra un'altra concorrenza che la DDR fa alla Repubblica Federale, nello sport. Abbiamo parlato prima di Champions e di Conference. Beh, qui nello sport la DDR gioca nella Champions, ma non solo, la vince la Champions. Provate a vedere, io vi ho messo semplicemente le Olimpiadi estive. Non ho messo quelle dell'80 e dell'84 perché a Mosca e a Los Angeles rispettivamente mancava un altro pezzo del mondo, cioè a Mosca non c'erano gli americani e gli occidentali, a Los Angeles non c'era l'Unione Sovietica. Vi ho messo le quattro Olimpiadi da Messico 68 a Seul 88, in cui erano presenti sostanzialmente tutti i paesi di tutti e due i blocchi, e vi ho messo per confronto il medagliere tra la Repubblica Federale e la Repubblica Democratica Tedesca. Se vi avessi messo il medagliere delle Olimpiadi invernali
sarebbe stato addirittura più evidente che, nonostante la assai più forte economia, nonostante il numero di abitanti che nella Repubblica Federale era quadruplo rispetto agli abitanti della Repubblica Democratica, nonostante tutto, la Repubblica Democratica Tedesca era in grado di fare concorrenza e di vincere lo scontro di medaglie con la Repubblica Democratica, con gli Stati Uniti, con la stessa Unione Sovietica, per non parlare della Cina, che allora era ai primi passi della sua, come dire, della sua corsa olimpica, che invece da svariati da alcuni decenni a questa parte, come forse qualcuno di voi sa, è la dominatrice delle Olimpiadi, siano esse estive, siano esse invernali. Naturalmente anche qui ci sono delle, c'è un lato oscuro per vincere questa concorrenza. Beh, nella Repubblica Democratica è stato messo in atto, un po' in tutto il blocco comunista, ma in maniera assolutamente eccessiva nella Repubblica Democratica, è stato messo in atto un piano di doping di Stato, sul quale adesso non entriamo, non vogliamo entrare su questo perché ci porterebbe naturalmente molto lontano. Voglio solo accennare al fatto che nella Guerra Fredda ci sono molti piani in cui c'è uno scontro, come dire, non diretto, freddo, tra i due blocchi, tra le due superpotenze e i rispettivi alleati, qui in scala minore, Repubblica Federale, Repubblica Democratica Tedesca. Ma lo sport è uno dei terreni su cui questa concorrenza si gioca. Se guardassimo il confronto Stati Uniti-Unione Sovietica, avremmo la stessa problematica e avremmo delle cifre abbastanza simili. Possiamo passare alla slide successiva. Ci avviamo alla conclusione di questo mio intervento. Qui abbiamo la penultima immagine e il penultimo brevissimo capitolo del mio intervento, che come potete immaginare si potrebbe prolungare a lungo, ma che non posso prolungare all'infinito per non suscitare la vostra stanchezza o non suscitare eccessivamente la vostra stanchezza, e quindi mi soffermerò brevemente sulla fase finale. 89-90. Questa fase finale è una fase in cui ci sono dei fattori esogeni che portano alla riunificazione e ci sono dei fattori endogeni, interni, che portano alla riunificazione. Esogeno, esterno, è sicuramente il fattore Gorbaciov. Gorbaciov che dall'85 in poi inizia a introdurre riforme in Unione Sovietica, tenta di riformare il comunismo in Unione Sovietica e tenta, ma non ci riesce, di proporre anche alle altre potenze, me le avevo sovrapposte così per un gioco grafico, ma ha fatto bene il preside ad averle sistemate, tenta di convincere anche gli altri dirigenti, gruppi dirigenti dei paesi comunisti europei ed extraeuropei a seguire il suo corso. Particolarmente riottosi nei confronti dell'invito a riformare sono i dirigenti di Berlino Est. Questo è il famoso bacio tra Gorbaciov e Honecker, che è l'ultimo segretario generale del Partito Socialista e quindi l'ultimo leader della DDR prima del crollo e della riunificazione. E Honecker e quasi compattamente il gruppo dirigente di Berlino Est non accetta l'invito di Gorbaciov a una riforma. Perché lo fa? Perché è così riottoso? Perché sono stupidi? Perché sono testardi? Non credo. Perché sono molto consapevoli che una cosa è riformare il comunismo in Russia, dove, come dire, poi magari succede qualcos'altro, ma la Russia resta la Russia, e una cosa era riformare il comunismo nella Repubblica Democratica Tedesca, perché lì la vicinanza, l'osmosi indiretta, parziale, ma comunque la permeabilità tra est e ovest, tra Germania Est e Germania Ovest, è molto forte e un qualunque cedimento, un qualunque incrinarsi della tenuta apparentemente stabile del sistema della Repubblica Democratica avrebbe probabilmente, e così fu, provocato la caduta del sistema. Io sono stato spesso
nella DDR negli anni 80 fino all'89, ci andavo per lavoro, conoscevo molti colleghi della DDR, e la mia, come della stragrande maggioranza, opinione, il mio punto di vista e della stragrande maggioranza degli esperti, molto più di me, di questi problemi di attualità, era che il sistema in qualche modo funzionasse. Era un sistema noioso, era un sistema grigio, era un sistema oppressivo, era un sistema veramente, veramente grigio e noioso, cioè la DDR era noiosa e grigia, ma in qualche modo sembrava che il sistema tenesse, che questo sistema potesse crollare, lo pronosticarono molto pochi nei mesi della primavera, estate, autunno dell'89, quando questo crollo molto rapidamente si verificò. Ma all'interno c'erano anche all'interno delle situazioni di crisi. Un aspetto, quest'altra fotografia ci mostra abitanti della cittadini della DDR, potete notare gli anni, le tipiche capigliature molto molto folte degli anni 80, anch'io negli anni 80 più o meno le avevo così, e che sono in attesa in massa davanti all'ambasciata della Repubblica Federale a Praga. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli abitanti della DDR, come gli altri cittadini dei paesi del blocco comunista, si potevano abbastanza liberamente, non era proprio così libero, però insomma, facendo domanda, facendo richiesta, mettendosi in fila, potevano andare a visitare, per esempio per vacanza, o potevano andare a recarsi per lavoro, per studio, per qualche altro motivo che doveva comunque essere dimostrato, nei paesi del blocco comunista vicini. E quindi, soprattutto nell'estate del 89, inizia quella che viene chiamata il voto con i piedi, cioè questa gente che non poteva votare perché nel maggio dell'89 si erano svolte le elezioni amministrative. Per la prima volta gruppi di cittadini avevano messo in piedi degli osservatori, dei piccoli nuclei di osservazione nei seggi elettorali, facendo gli scrutatori, come succede oggi, come succede da noi normalmente, a fianco della commissione elettorale. Se l'esito ufficiale del voto era sempre stato il solito, il partito della SD, il Partito Socialista Unitario, che aveva preso il 90 o il 95% dei voti, avevano potuto verificare in quel seggio o in quell'altro seggio che questo non era affatto vero, che i voti erano molto di meno, le percentuali erano nettamente inferiori. Non era il voto bulgaro, che tutto è come si diceva allora, che tutte le volte, tutte le sante volte, in tutte le sante elezioni veniva proclamato ufficialmente dagli organi di regime, ma era un voto fittizio, c'erano dei brogli elettorali. Allora, siccome non si può votare, perché se votiamo, tanto il risultato è sempre quello, ce ne andiamo. E per un abitante della DDR era facilissimo, per certi versi, andarsene altrove, bastava presentarsi a un'ambasciata della Repubblica Federale a Praga o a Budapest o a Bucarest o a Varsavia, chiedere di essere evacuati nella Repubblica Federale, e sarebbero stati automaticamente, avrebbero ottenuto automaticamente la cittadinanza e sarebbero diventati automaticamente cittadini della Repubblica Federale, potendosi spostare. Questo naturalmente è un elemento che contribuisce a provocare la crisi, ad accelerare la crisi, perché ancora una volta, ritorniamo al muro del 1961, non c'è muro che tenga. Non aveva tenuto il muro di Berlino, se non così apparentemente per qualche decennio, non aveva tenuto. Non tiene neanche il sistema politico e sociale che bene o male, come dire, garantiva una certa equità, una certa stabilità, una certa regolarità nelle proprie vite, nei propri destini, propri e dei propri figli. Perché la gente facilmente si può muovere, un tedesco dell'est è un tedesco. Può andare a ovest. Quindi è molto facile in quel momento, e se ne rendono conto e i numeri aumentano, aumentano, aumentano. Le proteste poi dalla fuga coi piedi si trasformano in manifestazioni di protesta sempre più intense, sempre più affollate nelle grandi città, iniziano a Lipsia e poi si trasferiscono ben presto anche nella parte a Berlino Est, fino a che passiamo all'ultima. Siamo all'ultima slide, il 9
All'ultima slide, esatto, questa è un'immagine che naturalmente avrete visto un mucchio di volte, la grande festa della caduta del muro. Adesso io non ho tempo per entrare su questa vicenda che presenta anche degli aspetti così di casualità, come tutte le vicende storiche. Noi siamo soliti magari pensare che le vicende storiche siano grandi vicende in cui così si muovono forze geologiche spaventose e irrefrenabili. Se andassimo poi a vedere nello specifico come è avvenuta questa o quella, quell'evento, come si è svolto questo o quell'evento, ci accorgeremmo in realtà che spesso ci sono degli elementi di casualità, l'errore umano, le debolezze, le scelte, le fisime di questo o di quello, o di questa o di quella, ma generalmente la storia la facevano gli uomini fino a un po' di tempo fa. O perlomeno così si affermava. E non entrerò nemmeno nel merito del seguito dell'unificazione, della riunificazione, che è una storia a sé stante. Se volete, ne possiamo magari accennare in sede di discussione. Ho già parlato, se non sbaglio, per un'ora, quasi 1 ora e 10, e credo di aver parlato abbastanza. E mi fermo ringraziandovi della vostra attenzione. Grazie. Grazie professore, riprendiamo la visione. Allora, un attimo. Ecco, sì, siamo qua. Un applauso. Quindi Così vi io sì. Questo vedo. Vedo questi ragazzi che sto parlando al non mio l'ho potuto cane. richiedere, però. Sto parlando, fra virgolette, al mio cane che ogni tanto mi guarda perché sono in salotto e mi guarda e dice: "Ma questo parla da solo". È molto bello l'online, però Un presenta. po' non riusciamo con queste nuove apparecchiature anche a capire l'interazione che c'è tra la sala che lei vede, però forse quando noi selezioniamo questa immagine lei non vede più la sala, vero? No, ma non importa, dai, era solo una Va battuta. bene, poi ora do la parola a Gemma che di solito apre Rompe il diciamo, il ghiaccio. dibattito, la conversazione. Quindi Gemma. Allora, professore, è molto interessante ovviamente la sua esposizione. Allora, le chiedo, in che modo allora, la Germania unita faceva paura all'Europa, anche per il suo passato. In che modo la classe dirigente tedesca è riuscita in qualche modo a tranquillizzare l'Europa circa le proprie intenzioni? Perché non era facile. Io ricordo sui quotidiani all'epoca articoli proprio in cui si parlava con una certa apprensione di questa Certo. nuova potenza che risorgeva dalle proprie ceneri e risorgeva, come lei ha sottolineato, con l'egemonia occidentale, cioè dalla parte forte della Germania. Quindi in che modo la Germania è riuscita in qualche modo a tranquillizzare e a restare in Europa senza spaventare troppo? Grazie. Proverò a rispondere diciamo un po' in maniera un po' sintetica, ma certamente è un aspetto cruciale. Qui bisogna ricordare almeno due momenti che richiamano quello che ho detto prima degli individui, degli accidenti che segnano la storia. Il cancelliere in Germania nell'89 è un Helmut Kohl. Kohl in tedesco vuol dire carbone, ma vuol dire anche rapa, rice coal, road coal, tutte le rape sono coal, oltre che il carbone. Allora, anche in italiano, rapa, se lo usiamo per definire una persona, non penso che abbia un significato particolarmente di apprezzamento. Coal non era molto stimato, per esempio, nemmeno a livello internazionale. Era ritenuto un grande tessitore in Parlamento, un uomo che aveva sotto mano la capacità di controllare i gruppi in Parlamento, di parlare nel modo giusto, alle persone giuste, nel momento giusto, ma era considerato un cancelliere
di modesta caratura, soprattutto internazionale, soprattutto se confrontato al suo predecessore, che era quello Helmut Schmidt che abbiamo visto nella fotografia davanti al castello di Rambouillet a fianco di Aldo Moro. E Kohl ha, nell'estate, primavera-estate dell'89, ha un'intuizione che forse pochi gli avrebbero pronosticato. Cioè, intuisce che è un momento unico e irripetibile in cui è forse possibile dare vita all'unificazione. Il tema dell'unificazione, ricordiamolo, è sempre rimasto sullo sfondo, mai abbandonato. Nel Grundgesetz è scritto che l'obiettivo della Germania è quello di essere unificata. E infatti, in teoria, il Grundgesetz avrebbe dovuto essere riscritto nel momento in cui l'unificazione si fosse verificata. Sappiamo che così non è successo. Beh, Kohl ha questa intuizione e trova il suo interlocutore soprattutto in Gorbaciov, che ha invece dei problemi molto grossi perché vede il suo sistema riformistico, la sua politica riformistica messa in crisi, messa in discussione nella stessa Unione Sovietica. E Kohl è molto abile anche a dialogare con gli altri paesi. Cioè, Kohl riesce, per esempio, a coinvolgere non solo i quattro vincitori della Seconda Guerra Mondiale, perché nell'89-90 cosa succede? Rinasce quasi dalle ceneri quell'araba fenice che nel 1945 era stato il consiglio di controllo, il Kontrollrat degli alleati, che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale. Viene ripristinato questo consiglio a quattro, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Unione Sovietica, e viene chiamato a decidere sul futuro della Germania. In più, Kohl è abile a dialogare con Polonia e Cecoslovacchia, che come sappiamo sono due paesi che hanno ricevuto alla fine della guerra, senza meritarlo forse, pezzi della parte orientale della Germania sconfitta. E che adesso naturalmente vedono come il fumo negli occhi la possibilità che questa Germania riunificata e i suoi abitanti, magari quelli che erano vissuti lì prima del 45, nella ex territori ex tedeschi della Polonia, nei territori ex tedeschi della Repubblica Cecoslovacca, che dicessero: beh, ma io to voglio tornare a casa mia, quella è casa mia, non mi è stata mai espropriata, eccetera, eccetera. Quindi Kohl ha la capacità di dialogare con questi e riesce in qualche modo a mettere insieme, cosa che appunto non molti gli avrebbero pronosticato, un accordo. In più, Kohl è in grado di fare un accordo con Gorbaciov in cui paga cash, un mucchio di soldi, miliardi di marchi, per costruire, per riportare in Unione Sovietica le centinaia di migliaia di soldati sovietici che ancora stazionavano in Germania orientale, nella DDR. E dà questi soldi cash a Gorbaciov, il quale può vantare anche questo successo all'interno. Cioè, noi riportiamo a casa finalmente i nostri ufficiali, i nostri soldati, che sono stati anni e anni a fare la guardia sul bastione del blocco orientale, del nostro blocco orientale, e non paghiamo una lira. Ma la diffidenza era forte, la diffidenza inglese, la diffidenza francese, la diffidenza americana era molto forte. Anche per quanto contasse poco, la diffidenza italiana, ben noto è la battuta, diciamo così, di Giulio Andreotti, che era famoso per fare delle taglienti battute, il quale in quei mesi che precedevano la riunificazione disse: io amo così tanto che la Germania che preferisco averne due. E con un calambur naturalmente molto, molto caustico, che fa capire quanto forte fosse la diffidenza. E questa diffidenza, se ci pensiamo, in fondo non è mai sparita del tutto. Pensiamo all'epoca in cui è stato introdotto l'euro e le polemiche ci sono state allora e che di quando in quando riecheggiano. Qualcuno anche di recente diciamo, ha ipotizzato l'uscita dall'euro, cose del genere. Beh, queste,
queste polemiche erano imperniate sul fatto che l'euro era un'imposizione della Germania, che era stata la Bundesbank a decidere l'euro, a decidere il valore dell'euro, a decidere le modalità, i criteri, a imporre quella sua visione di un'economia sana, consolidata, solida, che faceva sì che ci fosse tanta diffidenza verso l'Italia e anche verso la Grecia, per esempio, verso il Portogallo. Quindi queste diffidenze erano molto forti. In qualche misura io credo che queste diffidenze sotto traccia, un pochettino, di quando in quando ci siano, anche se io penso che i 30 anni che sono 34 anni, 33 anni che sono trascorsi dalla riunificazione abbiano dimostrato che A, non è affatto rinato un nazionalismo tedesco, o perlomeno che non ha preso il potere a Berlino, B, che la crescita economica della Germania, in fin dei conti, la potenza economica della Germania, in fin dei conti, è stata positiva anche per noi. Pensiamo a quello che si sta dicendo adesso sul fatto che l'Italia, l'economia italiana cresce meno perché cresce meno l'economia tedesca, per renderci conto di queste interconnessioni. Non so se ho risposto. Grazie, professore. Prego. Sono stato chiaro, studenti? Spero di Chiarissimo, sì. Sì, mi chiarissimo. fa piacere. Chiarissimo. Allora, qualche coraggioso. Studentesse, prevalentemente studentesse vedo. Mi fa piacere. Sì, Forse arrivano, ecco qua, per dei carità. coraggiosi. Sa Arrivano che dei coraggiosi, arrivano dei benissimo, benissimo. coraggiosi. Vi passo il microfono perché sennò il professore non vi sente. Se venite qui vicino. Ma io li vedo. Salve. Ciao. Ti vedo, ti vedo. Dimmi. Una domanda. Secondo lei, un evento come il nazismo ai giorni d'oggi, quindi nel panorama politico europeo, come più in specifico nel panorama politico tedesco, è possibile che si ripeta di nuovo? E secondo lei, perché, se si potrebbe ripetere? Questa è un'altra domandona grossa, accanto a quella della vostra insegnante, è una domandona a cui non è facile rispondere. Io credo, come la maggior parte degli storici, che nella storia nulla si ripeta. Perlomeno nulla si ripete allo stesso modo di come è avvenuto nel passato. E quindi il ritorno al futuro, queste cose qua, i film che avete visto, magari no. Non è che si può tornare esattamente indietro e ripercorrere e poi magari cambiare quella cosa, perché nulla è uguale. Ci sono troppi fattori e troppi elementi che caratterizzano un'epoca storica, un periodo storico rispetto ad un altro. Io ho preoccupazione per dei fenomeni politici che ci sono oggi in Europa, come il populismo, come anche la xenofobia, che ci sono in alcuni ambiti, in alcuni settori, anche da noi in Italia, se ci pensate bene, ma la tua domanda mi sembra rifletta un po' questa preoccupazione. Però di nazismo non possiamo parlare, di una ripetizione del nazismo non possiamo parlare, come a mio avviso non possiamo parlare di una ripetizione del fascismo in Italia. Ci possono essere altri fenomeni, le democrazie sono fragili. La caratteristica della democrazia è quella che tutti possono parlare, tutti possono agire, tutti possono operare liberamente. E questo fa sì che una democrazia sia molto più fragile, apparentemente, di una dittatura. Poi, a ben vedere, le democrazie sono più solide delle dittature. Però la democrazia deve essere difesa. Grazie. La ringrazio, è stato molto chiaro. Prego. Salve, io volevo Salve. chiederle invece. Se sotto l'aspetto politico e sociale c'è ancora una distinzione tra nella Germania tra est e ovest, e se sì, in quale settori? Sì, certo, ci sono ancora delle differenze. Non ho potuto parlare, non posso parlarne stasera perché sarebbe oggetto di un'altra ora di lezione, naturalmente non ve la posso imporre assolutamente. Ci sono ancora oggi delle differenze. Io ho degli amici ex cittadini della DDR, ossis come vengono chiamati, cioè ost vuol dire est, la S è in plurale, quindi quelli dell'est e gli altri sono i vessis,
quelli dell'Ovest. E ho degli amici ossis, cioè che sono nati, sono cresciuti, sono stati socializzati, hanno vissuto larga parte della loro vita a Est e che adesso vivono naturalmente dal 90 in poi ad Ovest, i quali ancora oggi continuano ad avere punti di vista di diffidenza, di talvolta anche di fastidio, di concorrenza per certi aspetti o magari anche di frustrazione nei confronti dei loro colleghi di lavoro, dei loro vicini di casa e lo stesso viceversa. Ho amici dell'Ovest che insomma dicono che con quelli dell'Est proprio non si può parlare perché hanno una testa fatta così. E poi magari sono naturalmente esagerazioni, sono punti di vista che valgono quello che valgono. Problemi, differenze ancora oggi ci sono. I salari sono diversificati ancora oggi, le pensioni sono diversificate, anche se sempre più si stanno avvicinando alla parità, per dare un esempio. E per dare un esempio, calcistico, a Berlino nessuno a Berlino Est tiene per la Hertha, che è la squadra di Berlino Ovest. Tutti a Berlino Est tengono per l'Union, che è la squadra di Berlino Est, che l'altro giorno è venuta a giocare non so con quale squadra italiana, non so in quale coppa, per dire. Che quelli dell'Est tengono Union, che è la squadra dell'Est, e quelli dell'Ovest tengono Hertha, che è la squadra dell'Ovest. Questo dal 1945 non è cambiato fino ad oggi e probabilmente non cambierà neppure nei prossimi anni. Ma per darti un banale esempio, insomma, ma il calcio, lo sapete, è importante anche, no? Nella società. Quindi ci sono delle differenze ancora oggi. Prego. Buonasera. Ciao. Io vedo del Volevo tu, capire. perché siete delle ragazze, dei ragazzi che potreste essere ampiamente miei figli. Dimmi. Volevo capire come con la fortificazione del muro, la visione delle due parti cambiò, cioè nel senso se magari la visione era negativa per alcune persone oppure era soltanto di desiderio per. Da parte del lato di Oriente per andare verso quella di Occidente. Anche questa è una domanda interessante. Il muro è una cosa strana, è stata, perché non c'è più da molto tempo, è stata una cosa strana. È stata una cosa strana perché è vero che a est forse sapevano più di quello che accadeva a ovest che viceversa. Però, come dire, erano sempre delle comunicazioni mediate, parziali e all'interno del singolo stato, ovest da una parte, est dall'altra, si coltivava da parte dei gruppi dirigenti, delle classi politiche, degli intellettuali, si coltivava l'idea che il proprio stato fosse migliore, il proprio ordinamento fosse migliore, l'uno o l'altro a seconda di chi parlava, di chi esprimeva una valutazione. Quali siano stati, come dire, gli effetti di lungo periodo del muro è difficile a dirsi perché poi l'unificazione è avvenuta in un modo un po' particolare. È stata più un'annessione che un'unificazione, cioè i quattro Länder dell'Est che erano stati cancellati dalla Repubblica Democratica, non esistevano più come istituzione, sono stati semplicemente ripristinati e hanno aderito ciascuno per sé allo Stato federale e hanno accettato il Grundgesetz come la propria legge fondamentale. Non c'è stata quella discussione che qualcuno, soprattutto a Est, aveva auspicato, una discussione che in qualche modo rimettesse un po', scusate la ripetizione, in discussione, insomma, rimettesse un pochettino sotto osservazione critica anche l'Ovest. Sì, il vostro modello ha vinto, ma è proprio il modello migliore? È proprio l'unico modello possibile? Non si può avere qualche elemento buono che venga dal nostro modello e che voi possiate accettare, che vi possa piacere. Questo dialogo, che sarebbe stato sicuramente, non c'è mai stato.
È presumibile che sarebbe stato molto difficile, ma non c'è mai stato perché sarebbe stato un dialogo impari, perché aveva vinto la Germania Ovest, aveva vinto il modello dell'Ovest, il modello dell'Est aveva perso e non c'era discussione. Non era una discussione, era una partita finita 8-0, punto e basta. Voi avete perso e fate quello che diciamo noi. Questo, col senno di poi, qualcuno ha anche detto, è stato fatto in maniera affrettata, ma forse ci sarebbe voluto più tempo. Ma Kohl non aveva molto tempo, l'ho ricordato prima, perché la finestra, come dire, di opportunità, per usare un termine spaziale, era una finestra piccolina. Chissà cosa sarebbe successo se si fosse andato. Avviato un processo costituzionale costituente. Chi lo sa? Non lo sappiamo perché non è successo. Però possiamo immaginare che sarebbe stato un processo lungo, difficile, delicato, doloroso. E invece il processo è stato rapidissimo, è stato in verità anche doloroso, perché un mucchio di gente ha perso il lavoro, un mucchio di gente ha perso l'orizzonte di vita. Chi insegnava in università dell'Est ha perso il lavoro, punto e basta. I ricercatori dell'Accademia delle Scienze, che era, come in tutti i paesi comunisti o ex comunisti, la struttura, diciamo, della ricerca avanzata, hanno perso tutto il posto. Sono stati cacciati. Gli hanno dato delle pensioni di 300, 600, 500, 600 euro, e marchi, poi sono diventati euro, e li hanno semplicemente cacciati, che avessero 60 anni o che ne avessero 40. Quindi, è stato un processo molto doloroso, ma infine, ancora una volta, l'economia occidentale, questo motore, ha macinato anche le preoccupazioni, ha macinato anche i dolori, ha macinato anche i drammi che pur ci sono stati. E io, se dovessi tirare un giudizio definitivo, direi, se dovessi faticosamente tirare un giudizio definitivo, direi che la riunificazione è stata una storia di successo complessivamente, pur con delle luci e pur con delle ombre. Non so se ho. Sì, ha spiegato È benissimo, grazie per la spiegazione, una domanda appunto. molto complessa, però spero di essere stato abbastanza chiaro. Sì, Grazie. è stato d'aiuto. Grazie a te. Grazie, ci sono altri interventi, le professoresse o gli ospiti? Ci sono? Gemma, come siamo indirizzati? Hai altre domande? Possiamo. I ragazzi hanno sviscerato le questioni fondamentali, mi pare, quindi mi sembra che la possiamo, diciamo, possiamo chiudere ringraziandola tantissimo, professore. Grazie a Terremo voi. conto della sua disponibilità a eventuali prossimi incontri su cui proseguire questa storia della Germania, che è estremamente complessa dopo il 1990. E Volentieri. quindi io la ringrazio tantissimo, le passo subito il dirigente e grazie ancora per la chiarezza dell'esposizione. Grazie a voi della vostra attenzione. Allora, professore, io voglio. Adesso mi inquadro, vediamo se Si riesco. Ecco inquadra e lui fa il regista e si inquadra. Sarà poco, qui. non è Mi sto giusto. divertendo tantissimo, devo dire. Allora, veramente le devo fare i complimenti perché era gradevole e anche interessante, ma anche gradita, si vedeva che c'era un clima di grande attenzione qui in sala. Le vorrei rubare appunto un minuto per chiederle una disponibilità. Qui abbiamo un liceo linguistico. Il nostro legame con la Germania stiamo cercando di rafforzarlo perché è vero anche che
La conoscenza di un grande paese come la Germania passa anche attraverso la capacità della scuola di attirare studenti che vogliano studiare la lingua tedesca. E il nostro è un liceo dove è raro trovarlo. In Sardegna non so quanti ce ne siano. Professoressa, quanti licei linguistici hanno il tedesco in Sardegna? Forse il nostro, però pochi, vero? Pochi comunque. Il nostro è l'unico a Sassari, forse c'è a Cagliari qualche sezione. Le chiederei questa disponibilità. Io non so se il suo tempo, da pensionato le permetta comunque di inserire tra i suoi impegni anche dei collegamenti, se lei ci dà questa disponibilità direttamente con alcune classi del nostro liceo, in futuro la metterei in contatto con le nostre docenti di tedesco, perché Va bene. sicuramente la grande conoscenza della storia e della cultura tedesca probabilmente per noi potrebbe essere una risorsa didattica formidabile, soprattutto su determinate tematiche che poi vengono affrontate all'interno anche del nostro liceo, dal punto di vista storico, ma anche culturale. Quindi se le riesco a strapparle questa disponibilità per un futuro anche, non dico conferenza che potrebbe esserci in futuro anche su un'altra tematica, però anche per un supporto didattico che magari una volta ecco, un bel collegamento anche con i nostri ragazzi che studiano tedesco su tematiche che magari concorderete con i nostri docenti. Allora, Con le non ha bisogno di strappare nulla, dirigente. mi fa piacere, sono disponibile. Certo, bisognerà individuare tempi e modi, ma ben volentieri, e anche la dimensione appunto di un gruppo classe o di un gruppo di studenti con i quali poter magari dialogare in maniera un po' meno asettica di quanto inevitabilmente non sia successo oggi, è una prospettiva molto, molto positiva, anche se confesso che l'ho sempre insegnato all'università, per cui, come dire, gli studenti del liceo, sì, ho fatto molte lezioni e così, ma magari non li conosco molto bene dal punto di vista delle loro visioni, delle loro aspettative, però, se posso, essere utile, lo farei molto volentieri. Però appunto le faccio questo invito perché proprio ho visto anche il suo modo di esporre. E altri Va bene. accademici magari sono meno, un pochino più, il suo modo di esporre, di presentare le tematiche si avvicina molto a quello che potrebbe essere anche l'esigenza didattica di una scuola superiore, nel senso che è molto chiaro nell'esposizione, non trovo un altro termine. Questa è la Va chiarezza a bene. Va bene, volte. la ringrazio. È un pregio, è un pregio. Grazie. Allora, buona serata a Grazie a tutti voi. e grazie per la sua disponibilità. Buona serata a voi e grazie. Arrivederci.